A settembre i fondi obbligazionari, quelli bilanciati, hanno raccolto complessivamente quasi 1,9 miliardi di euro, i fondi azionari meno di 500 milioni. Insomma, c'è voglia, bisogno e richiesta di sicurezza. A settembre una nota banca ha raccolto con un conto deposito in meno di due mesi 250 milioni di euro. Un'enormità? Probabilmente no. Secondo alcune ricerche, basate sui dati di Banca d'Italia, sui conti correnti degli italiani sono parcheggiati 1.400 miliardi di euro. Questi dati sono i più alti degli ultimi 20 anni e significa che gli italiani non sono disposti né a investire né a rischiare alcunché. In pratica il loro risparmio non viene programmato in impieghi adeguati e quindi non serve né a proteggere il capitale né a farlo rendere. C'è una tassa occulta che mina in silenzio e riduce i risparmi depositati dagli investitori. Si chiama inflazione. Certo, in questi ultimi anni non rappresenta un grande problema e non viene nemmeno percepito come tale. Tuttavia, se guardiamo agli ultimi 10 anni, un periodo in cui la crisi finanziaria prima e la volatilità dei mercati poi hanno convinto gli italiani a mantenere tutti questi soldi sul conto corrente, vediamo come l'inflazione in realtà ne abbia eroso ben il 13% del valore nominale, senza contare tasse e balzelli vari, gravano ulteriormente sul denaro lasciato infruttuoso sul conto corrente. Se avessi lasciato 10.000 euro sul conto corrente 10 anni fa, ora me ne ritroverai meno di 8.800 reali. L'inflazione mi avrebbe portato via quindi il 12% del valore del mio capitale. Ma oggi, per tornare a avere i miei 10.000 euro di partenza, non mi basterebbe più fare più 12%, ma avrei necessità di avere un rendimento del più 14%. Insomma, una serie di fregature una dietro l'altra. Riepiloghiamole. Primo, non si investe e non si guadagna. Secondo, ci si perde a prescindere. Terzo, si deve ottenere un rendimento ancora più alto per tornare in pari. Tutto sommato, allora, è meglio togliere i soldi dal conto corrente e cominciare a pensare di investirli, ragionando magari per obiettivi.